Sì, se ne parla meno per una serie di motivi. Prima di tutto perché ovviamente rispetto a prima il problema fa meno paura. Ci sono farmaci in grado di permettere a una persona sieropositiva di sopravvivere come una persona sieronegativa oggi. Per cui, essendoci decisamente un problema meno spaventoso rispetto agli anni 90, i primi anni 90, si tende a parlare meno, fa meno scoop, fa meno notizia. D'altro canto, parlare di AIDS, parlare di HIV, parlare di malattie sessualmente trasmesse, parlare di problematiche legate, all'amore, fondamentalmente, è qualcosa che la società tende un po' ad allontanare, per cui c'è una certa stanchezza e facilmente questo tipo di argomenti vengono dimenticati. La cosa che preoccupa di più però è che se ne parla poco e spesso se ne parla in modo sbagliato, per cui anche quel poco a volte veicola, informazioni non proprio corrette. Molto lontani. C'è stata una notizia che probabilmente avrete letto, è stata ripresa dai siti internet, dai giornali, è stata ripresa dalle televisioni, per cui sono stati provati due vaccini contemporaneamente che sembrano dare una protezione del 30% nelle persone non infette, cioè la prevenzione dell'infezione nel gruppo di pazienti che era stato trattato risultava essere migliore in chi faceva il vaccino rispetto a chi non faceva nulla. I numeri di questo studio sono minimi, per cui anche questa notizia che è stata data in modo così è stata data un'evidenza così importante sui media, in realtà andando a leggere bene i dati scientifici, si evince che siamo assolutamente all'inizio di una sperimentazione con pochissimi pazienti, per cui per dirti il gruppo dei pazienti, trattati, tra il gruppo dei pazienti trattati si è infettato 54 persone, nel gruppo dei pazienti non trattati se ne sono infettati 74. Per cui, capisci che le differenze tra i due bracci sono veramente minimi. Esplodere la notizia così come abbiamo visto sui media è stato, ecco, tornando a bomba la domanda che mi hai fatto prima, è stato probabilmente un po' fuorviante. Siamo molto lontani da un vaccino. Ovviamente c'è grande disappunto. Una parola detta dal Papa in favore della prevenzione anche con mezzi di barriera di una malattia così grave come l'HIV per l'Africa sarebbe di un'importanza straordinaria. Il fatto che questa notizia non arrivi, cioè che questa parola non arrivi, crea disappunto. Tuttavia, è quello che ci si aspetta sempre dal Papa, per cui non ci si attende che dal Vaticano arrivino delle aperture particolari, ci si attenderebbe un pochino più di sensibilità nei confronti del problema. È arrivata un'apertura sulle coppie sposate, per cui sembra che non sia ancora ufficiale, però coppie sposate in cui uno dei partner è sieropositivo, sembra che il preservativo possa essere ammesso nella coppia sposata. Tuttavia, chiaramente, questo tipo di attenzione è minimo. In Africa il problema è spaventoso, è gigantesco, è qualcosa di assolutamente non contenibile. L'uso del profilattico permette il controllo dell'infezione, il controllo della trasmissione, il controllo della dispersione del virus in modo straordinario. Sarebbe un aiuto importantissimo. Se dal Vaticano arrivasse questa parola, saremmo al di là della felicità come ricercatori, sicuramente.